Buongiorno Presidente Mauro Giacca, Presidente del Trento, buongiorno a chi ci segue in questo momento su Facebook. Innanzitutto la ringraziamo di essere qui con noi. E Grazie a voi, buonasera a tutti. ecco, useremo questa mezz'oretta, questa chiacchierata per farci raccontare appunto da Mauro Giacca di questa stagione del Calcio Trento, fin qui naturalmente molto positiva, pur all'interno di un periodo molto difficile per non solo naturalmente per il calcio, ma per il mondo intero, all'interno di una pandemia. E poi appunto approfitteremo del presidente per volgere lo sguardo anche al futuro. Partiamo subito però dal campo, che alla fine naturalmente nel calcio, in tutto lo sport in generale, ha sempre l'ultima parola, ha sempre ragione, e andiamo un po' a ripercorrere quelle che sono state le ultime gare del Trento, no? Domenica si è interrotta una lunga serie positiva con questa sconfitta fuori casa per 2-1, peraltro contro una squadra in ottimo stato di salute, una miniserie appunto di 3 partite che ha portato soltanto 2 punti in cascina, però di fatto ha fatto guadagnare ai gialloblu un punto rispetto alla più immediata inseguitrice manzanese. Ecco, le chiedo, Presidente Giacca, se il bicchiere, come si suol dire, è mezzo vuoto o mezzo pieno. Ma diciamo che comunque, ahimè, domenica dopo 19 gare positive, abbiamo chiaramente non fatto i 3 punti o un punto quantomeno, però venivamo anche da una settimana dove c'erano anche delle assenze e domenica, dopo l'espulsione, chiaramente che all'inizio penso che la palla la tenevamo sempre noi, però ahimè, dopo l'espulsione di Giusci, siamo andati a prendere quel gol al 48esimo del primo tempo, dove è un po' cambiata. Se andavamo magari nello spogliatoio con 1-0, poteva anche cambiare ancora di più la partita, magari a nostro favore. È andata una giornata un po' così così. Diciamo che comunque la squadra ha giocato bene, tutto sommato ha giocato un buon calcio. Abbiamo proprio subito poco. Purtroppo la giornata è stata quella che è stata e dobbiamo probabilmente anche finire una ruota, un cerchio che è anche naturale nel calcio. L'importanza è domani riprendersi al meglio. Oggi ho salutato i ragazzi, li ho visti molto concentrati, e anche comunque il rientro di Gatto sicuramente e di Ayew, a parte Branca infortunato che ne avrà per qualche mese ancora, però insomma la squadra si riprenderà a pieno regime e il gruppo che tornerà unito sarà sicuramente convincente domani per la partita contro il Parenze. Ecco, sì, diciamo, appunto, ricordiamo appunto questa partita domani pomeriggio al Bremasco contro la Luparense, chiuderà questa appunto miniserie di 4 partite molto difficile. Luparense appunto che arriva al Bremasco dopo la sconfitta di domenica, Trento appunto che sarà chiamato al riscatto. Le chiedo in generale una considerazione su questo girone, pur naturalmente in questo momento difficile per il calcio, ecco. Sì, un girone comunque, un bel girone perché comunque siamo, a parte adesso, vabbè, che stiamo un po' allungando, però fino a poco tempo fa, tra Manzanese, Trento e comunque Pludienze e la stessa Luparense, eravamo abbastanza tutti vicini, su Mestre, insomma, comunque adesso stiamo un po' allungando queste ultime 2 o 3 giornate. Chiaro che è stato un campionato un po' particolare, è vero che il pubblico crea la sua tipologia, soprattutto anche pubblico in uno stadio come Bremasco, che penso che quest'anno qualche tifoso in più poteva averlo sicuramente il Trento, e pertanto dava quella forma, quel contorno, quella carica, quell'adrenalina che io dico a Trento c'è, perché i giocatori lo sanno, il tifo del Trento, il calcio nel nostro territorio è molto importante, e è proprio l'adrenalina del pubblico che crea anche quell'atmosfera diversa per un giocatore che viene a giocare in una piazza come a Trento. Vai nei paesi, chiaramente è un po' diverso, però è chiaro che penso che in questo momento il pubblico a Trento sarebbe una pedina importante per questa squadra. Ahimè, dobbiamo abituarci così, è stato un campionato particolare, però un bel campionato. Se guardiamo che i gironi della Serie D, i gironi che abbiamo, il girone nostro è un girone, uno dei 2 o 3 gironi che hanno più punteggi, pertanto ci dà comunque che la soddisfazione che almeno che il Trento,
seppur un campionato abbastanza ristretto come le ultime 3-4 squadre che abbiamo su in cima, pertanto pensare che i punti siano abbastanza importanti danno la differenza sicuramente per capire che è un girone importante, anche buono, insomma, un bel campionato. Mi aggancio insomma a quello che diceva lei, Presidente, le chiedo se teme di più la Manzanese a 6 punti, la Clodiense con 11 ma 3 partite da recuperare, o se teme di più il Trento stesso, insomma, come si dice in questi casi. Ma a dire la verità, con la squadra che abbiamo allestito quest'anno non dovrei temere nessuno, se essere onesto. Chiaro che il rispetto a tutti ci va, e quei piedi in terra dopo qualche anno che abbiamo anche pagato, e capiamo benissimo come gira anche il mondo del calcio, sempre stare molto attenti è sempre meglio essere attenti, sono importante. Chiaro che, ripeto, i giocatori che abbiamo messo quest'anno a disposizione e lo stesso mister che abbiamo consolidato per quest'annata, insomma, sicuramente fa capire che il Trento ha una squadra molto solida e anche molto preparata, con la mentalità giusta. Dall'inizio dell'anno che combattiamo, ma sono convinto che fino alla fine il Trento dirà la sua. E dopo mi spiace magari che potevamo in questi momenti qua allungare, però c'è anche da dire che come noi non possiamo vincere tutte le partite, anche gli altri non possono vincere tutte le partite. È un po' un destino, pareggiamo noi, pareggiamo gli altri, o pareggiano gli altri, pareggiamo noi, perdono gli altri, perdiamo noi, e perdiamo noi, perdono gli altri. Pertanto, bene o male, vedi che è difficile per tutti, insomma. Pertanto penso e presumo che se teniamo la linea corretta da parte della società e anche del gruppo, come finora ad oggi si è dimostrato un gruppo molto elegante, anche molto solido, perché proprio, ripeto, lo spogliatoio io lo dico perché spesso passerò ai ragazzi e vedo che l'ambiente è molto unito e molto proprio, diciamo, proprio è un ambiente che vedi che è professionistico. E questo bene dal direttore sportivo, chiaramente bene dal mister, e bene anche dal gruppo che si fa coinvolgere bene e rispetta soprattutto le idee che il mister Carmine Parlato sta portando avanti dall'inizio del campionato. Certo, ecco, a prescindere poi da come finirà poi la stagione, ecco, speriamo naturalmente di ritrovarci da qua a 2 mesi con lei, Presidente, e lo sperano naturalmente anche tutti i tifosi del Trento. A prescindere da questo, quest'anno il Trento rispetto alle scorse stagioni sembra pronto per un eventuale salto in una Serie C che appunto manca da una trentina d'anni. Beh, chiaro, ecco perché continuo a dire che i 2 anni che abbiamo un po' avuto un po' di problematiche a livello gestionale sono servite sicuramente. Siamo più pronti in caso del passaggio, è pronto anche il nostro cuore, la nostra volontà che da anni continua un po' a essere magari un po' esuberante ogni tanto, però fa parte un po' sia del credere sia del coinvolgermi anche personalmente, coinvolgere anche la gente e soprattutto anche per dare un po' di atmosfera ai tifosi, che penso che comunque dietro le quinte ce ne siano tanti tanti veramente che non vedono l'ora di poter vedere un calcio che comunque della Serie C serve, un calcio già importante e porta anche delle piazze importanti qui da noi. Chiaro che quest'anno in Serie D è sempre una Serie D, però insomma comunque iniziamo già a assaggiare un po' di nazionale, e comunque a livelli alti, come finora stiamo dimostrando, darebbe anche quella soddisfazione che tutti noi ci meritiamo. Siamo pronti per una Serie C, nel senso che mentalmente vogliamo prepararci e fare bene, vogliamo consolidarci chiaramente il prossimo anno, per provare chiaramente l'anno dopo a fare qualcosina di meglio, nel senso che magari, sai, il primo anno guardi sempre di piazzarti in una metà classifica buona, il prossimo anno, se dopo l'anno dopo, magari di fare qualcosina di meglio, appunto per dare ancora quella soddisfazione di più a tutti noi, magari di arrivare nei primi posti della Serie C, insomma sarebbe una bella soddisfazione. Però ripeto, piedi in terra, vediamo intanto di portare a casa questo campionato, che comunque vedi è molto difficile, non è semplice, è ancora lungo perché abbiamo ancora 11 giornate, seppur abbiamo una partita in meno e seppure abbiamo ancora 6 punti di vantaggio sulla seconda, però insomma non dobbiamo pensare a nulla di che, perché ad oggi insomma io credo che questa società, questa squadra anche possa veramente realizzare quel nostro pensiero, questo, no, spero non più chiamarlo sogno, questa realizzazione che dobbiamo arrivarci, per dopo progettare un futuro almeno dopo 30 anni di un campionato importante che ci meritiamo, anche a ricordo di
chi c'è ancora e chi non c'è più, dei nostri genitori che comunque negli anni della storia ci portavano veramente a vedere uno stadio gremito, uno stadio di grande situazione, spero tanto nel pubblico, spero tanto nei tifosi e anche gli stessi tifosi con la voce, quelli che caricano la squadra, quelli che creano l'atmosfera bella dello stadio. Io stesso spero di poter raggrupparmi con loro e essere vicino per incitare questo nostro trento e tornare con delle partite importanti allo stadio Bramasso. Ecco, sì, a proposito di stadio, la pandemia ha bloccato alcuni ragionamenti di fatto già in atto, no? A che punto siamo con quella cittadella dello sport, chiamiamola così, che potrebbe servire non solo al Trento, no? Diciamo come struttura che manca proprio alla città, ecco. Beh, diciamo che in questo momento chiaramente mi viene spontaneo dirti che è passata un pochettino quella mia voglia di chiaramente di parlarne, non perché non c'è collaborazione con l'ente pubblico, con provincia o con comune, anzi assolutamente, ahimè che devo dire la volontà e anche la vicinanza da parte di tutte e due pubbliche amministrazioni sono veramente quantomeno di soddisfazione, perché comunque sono tutti felici finalmente che questo 30 possa rappresentare a livello nazionale comunque la nostra provincia, la nostra realtà, la nostra tipologia di mentalità e pertanto una società che soprattutto per le società della nostra periferia abbiamo un riferimento che almeno penso che tutti possano nasconderlo e pensarlo e vederlo anche che è una società seria, questo è già una grande cosa. A me appunto con questa epidemia parlare ad oggi di creare un centro sportivo o qualcos'altro in più mi lascia un po', mi dà un po' di freno personalmente. È chiaro che bisogna pensare al futuro, bisogna pensare sempre al bene, mai fermarsi alle cose delle difficoltà. Sono convinto che prima o poi cambierà questa situazione, torneremo regolarmente nel nostro mondo del lavoro tutti quanti, anche se nel mio mondo, nel nostro mondo artigianale, bene o male siamo sempre stati al momento sempre a posto. Però è chiaro che penso agli aggregatori, penso agli agenzie di viaggio, penso a comunque a tantissime persone che stanno soffrendo in questo momento di epidemia. Ecco perché ne parlo poco del centro sportivo. Ovvio che, soprattutto per il settore giovanile, il prossimo anno, cioè a luglio, se dovessimo andare in Serie C, è chiaro che i campionati iniziano ad essere campionati nazionali per i nostri ragazzi. Purtroppo abbiamo dei gravi problemi, scusatemi la parola gravi, insomma comunque dei disagi importanti dove per organizzazione insomma lo stesso centro sportivo sarebbe la cosa fondamentale. Lo stadio, io dico che lo stadio Bramasco adesso dovrà essere a breve adeguato per le normative che sono esigenti, imminenti, anche particolarmente importanti da fare per gli adeguamenti delle normative per la questura, stesse la stessa FIC per ricordo che il prossimo anno, il prossimo campionato, se tutto dovrebbe andare come dovrebbe andare, siamo in diretta streaming e pertanto anche questo porta un beneficio di immagine importante a livello del territorio, che così piano piano anche il calcio inizia un po' a creare quella visione che penso che in una categoria come la Serie C sarebbe una grande soddisfazione e anche una visione importante. Pertanto lo stadio Bramasco sarà quello che è sempre stato, verrà sistemato, adesso stiamo lavorando e condividendo con la pubblica amministrazione, con le due pubbliche amministrazioni, in collaborazione importante con la società, chiaramente per portar sì che lo stadio sia Bramasco sia adeguato alle normative, via per l'illuminazione, via per le tifoserie esterne, via per gli ingressi, via per determinate piccole cose comunque che vanno fatte, che comunque contornano determinate soddisfazioni, perché lo stadio Bramasco per conto mio come dovrebbe essere, se è un po' sistemato nei punti giusti, vedrete che sarà un bel stadio, sono convinto che con poco si può far tanto. Noi come società adesso abbiamo investito anche sui LED a bordo campo nuovi, pertanto registreremo dei LED a bordo campo di qualità, insomma importanti, e anche qua la società si è messa diciamo a gestire una situazione importante perché creano un contorno divisione a livello streaming, a livello diretta Sky che abbiamo da luglio, pertanto sempre se, ripeto, va tutto bene, però noi ci prepariamo e non vogliamo essere impreparati, stessa cosa lo stadio appunto, dopo speriamo nel centro sportivo perché è molto importante,
qui lo sappiamo la zona dov'è, però lì chiaramente ci vuole chiaramente la gestione della pubblica amministrazione per non per dare un qualcosa a Trento Calcio, ma per creare un qualcosa, un centro sportivo a livello provinciale, a livello che tutte le sue età abbiano un punto di riferimento nel calcio, come i nostri cugini regionali hanno a Bolzano, parte sud del suo centro, ma Talvera la parte dei 6-7 campi sportivi. Assolutamente, assolutamente. Sì, rientra tutto un po' in quel discorso che facevamo prima dell'essere pronti a un eventuale insomma salto di categoria. Ci arriva una domanda da un nostro ascoltatore, ci chiede appunto in caso di un eventuale passaggio in Serie C, alla finestra c'è già qualche altro imprenditore pronto ad entrare? Ma guarda, io sto lavorando da qualche mese è chiaro che, come ripeto, anche l'epidemia che stiamo qua ha fatto sì di essere molto impegnati su tante cose, ma realmente parlando il tempo l'ha portato anche via un po'. Però, ripeto, degli accordi importanti per la sua età, con Enrico Giovile stiamo lavorando molto bene, siamo pronti sicuramente per la prossima stagione se dovessimo salire, stiamo lavorando per creare un bilancio, diciamo, più che buono sicuramente, un bilancio che non è sicuramente al minimo, neanche al massimo magari, però un bilancio dove si aggiorna bene o male la vicinanza dei nostri cugini, che è un punto di riferimento per noi a livello regionale. E pertanto, insomma, stiamo lavorando a tutta grande. Qualche imprenditore, qualche nuova struttura sicuramente si farà parte integrante della nostra nuova SRL, che abbiamo dovuto preparare appunto perché in Serie C la cooperativa non poteva essere più presente, tra virgolette, abbiamo dovuto prepararci con l'SRL con il suo capitale sociale, con un interamente versato, anche di qualità, perché penso che abbiamo fatto una buona struttura, e adesso comunque lavoriamo per inserire e comunque per garantire un budget importante alla nostra futura squadra che ci sarà per il prossimo anno, per luglio comunque di quest'anno, tra 4 mesi. Ecco, Mauro Giacca, parliamo anche un po' di lei, no? Ci lasci questa occasione per parlare un po' di lei e farsi scoprire ancora un po' dei nostri ascoltatori, da chi ci sta e chi ci sta seguendo. Ecco, lei è alla guida del Trento da 7 anni ormai, no? Il Trento a 100 anni. Secondo lei quanto Giacca ha cambiato il Trento e quanto invece il Trento ha cambiato Mauro Giacca? Ma allora, guarda, come Giacca il Trento ha cambiato poco, perché è un gruppo di tante persone che hanno lavorato in questi anni, se tu nella guida magari c'è Mauro Giacca, però condividiamo veramente tanto e veramente con il cuore la passione e la stessa sinergia delle aziende che stanno tuttora oggi lavorando con questa società e partecipando a questo progetto della nostra comunità, della società che può rappresentare il calcio territoriale, no, della nostra provincia, chiaramente. Penso che sia una bella soddisfazione, perché questo gruppo, sono convinto che neanche nei grandi anni c'era con questa tipologia di espressione di cuore, perché, ripeto, io ho sempre detto, ci sentiamo importanti perché siamo socialmente importanti. E soprattutto per i nostri genitori, chi li ha ancora, chi non li ha più, come nel mio caso, regalare un Trento di una certa rispettabilità, di una certa qualità, penso che sia una grande soddisfazione anche per noi che siamo ad oggi gente che vive in questo territorio. Penso che vedere e avere la possibilità di avere un po' di rispetto nei confronti di un calcio che per anni ha avuto degli alti bassi, penso che sia una grande bella soddisfazione. Per la parte mia sono cambiato, oddio, devo dirvi la verità, tante sofferenze che non avrei mai pensato, ma questo fa parte quando ci tieni veramente tanto e soffri, perché come quando richiami il tuo bambino, insomma, il tuo ragazzo, sai che ho anche un tuo collega di lavoro, lo richiami perché ci tieni e dopo finito il richiamo ne risenti e ne soffri. Ecco, il Trento tante volte l'ho richiamato, ho anche sbagliato, ho fatto sbagliare anche determinate persone, perché se io ho fatto delle scelte insieme al gruppo e alla fine comunque la scelta finale magari aspettava me,
non è stata proprio centrata, chiaramente ne prendo atto e ne abbiamo pagato le conseguenze, pertanto i due anni in particolare. Però guardiamo in avanti, diciamo quanto abbiamo fatto dal luglio 2014 ad oggi, in questi primi sei anni, diciamo che penso che il trend, insomma, dal primo anno, se guardiamo un attimino l'organigramma e lo cresciamo, primo anno di promozione ci siamo consolidati in ritardo con una società che non capivamo nulla, perché abbiamo dovuto conoscere un po' com'era questa società, e abbiamo conosciuto anche il quanto e che atmosfera c'aveva questa società da creare, pertanto non è sicuramente una società normale, ma è una società dove la città chiede ed esige ed è giusto. Questa roba noi, primo anno siamo consolidati in questa società, secondo anno siamo cresciuti partendo subito dalla promozione e conquistandola, secondo anno, il terzo anno eccellenza e conquistarla subito, il quarto anno abbiamo fatto qualche errore di troppo a livello di scelta gestionale della parte della prima squadra, però il settore giovanile e il calcio a 5 hanno sempre lavorato molto molto bene, sono sempre cresciuti. E dopo il quinto anno siamo retrocessi, chiaramente come sappiamo tutti, però il sesto anno abbiamo lavorato molto bene nel ricrescere un qualcosa che magari qualcuno potrà dire adesso mollano tutto perché hanno capito che non è vero, invece noi ci abbiamo messo ancora più cuore e è servito quell'anno della retrocessione per capire quanta forza e quanto amore avevamo per questo nostro entusiasmo. Di realizzare quell'obiettivo che ho sempre detto, che il 100 anni il Trento lo voglio riportare in Serie C. Lo voglio perché parlavo io, l'abbiamo sempre voluto tutti, perché l'abbiamo sempre dimostrato, dal CDA a comunque tutte le sinergie, tutte le aziende che stanno collaborando ad oggi per contornare un pieno programmato. Si guarda lo stadio, pronto mio, resta bocca aperta e tutti lo dicono presente, lei quando veniamo a Trento a giocare, aspettate, è una cosa stratosferica di questo stadio, e penso che sia la grande soddisfazione del grande gruppo unito che abbiamo dimostrato. E adesso quest'anno chiaramente ci abbiamo provato in tutti i modi per raggiungere questo obiettivo, chiaro che lì ci restava solo un anno, che era quest'anno qua, perché è l'anno che arriviamo al centesimo, se quest'anno dovesse essere il risultato finale della Serie C, comunque la società sta sempre elegante, pulita, seria, con nessun figo, chiaramente con le nostre sofferenze, sempre lavorando con le giuste maniere, prima ci siamo diritti, insomma, però sicuramente le spese le abbiamo fatte per quello che potevamo fare, e abbiamo speso anche su certe cifre anche per abbellire, per condividere un progetto territoriale. Noi, ripeto, abbiamo sempre condiviso di mostrare prima e non di domandare, ma adesso di collaborare con la parte pubblica amministrazione e magari qualche azienda anche che può essere a suo fianco della pubblica amministrazione che possa darci un contributo per progettare questo futuro del Trento. Mi auguro che sia ancora superiore. Ecco, Presidente, accennava appunto al centenario, recupero anche una domanda di un ascoltatore. Voi avete magari pensato a qualcosa per i tifosi quando si potrà, più avanti, magari se le condizioni miglioreranno, insomma? Ma sicuramente vorremmo verso luglio, insomma, adesso definiremo la data anche con il comune, con la parte anche della provincia, con la parte per gestire una serata sicuramente già più importante per ricordare i 100 anni di storia, perché è anche giusto farlo. È chiaro che non dobbiamo pensare adesso che a luglio non ci sarà la possibilità di farlo per epidemia, anzi io mi auguro che per luglio sia stata dimenticata questi momenti difficili che abbiamo passato almeno sulla parte normale della vita normale. La presenteremo questa tipologia di serata verso metà giugno per dire quando sarà la stessa data, e comunque stiamo lavorando perché abbiamo anche cose in mente da poter portare avanti e da fare, e vedi anche la stessa maglia del centesimo, che comunque stiamo lavorando perché sia una maglia degna nostra, con i nostri pseudocolori, insomma, che tutti quanti amiamo, e comunque sia una maglia anche elegante, si ricorda 100 anni di storia, e magari stiamo anche lavorando proprio sulla tipologia organizzativa, proprio perché sarà un evento e una bella partita.
vinta magari anche un po'. Ecco, Presidente, appunto, parlando della maglia, era in realtà era arrivata una curiosità che appunto voleva leggerci il nostro Giovanni dalla redazione web. Rispetto alla maglia, appunto, invece quella di quest'anno, ci chiedono se a noi abituati alla prima maglia con i colori sociali giallo-blu, come mai quest'anno invece si è giocato spesso con questa maglia color grigio antracite, la possiamo definire così? È una scelta scaramantica, una scelta di che tipo? Una scelta scaramantica, anche perché penso che in questi anni, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo avuto veramente tante difficoltà, anche nei nostri anni, stati due anni difficili. Abbiamo voluto un po', come ultimo anno, chiudere un po' gli anni, diciamo, un po' cupi di questo Trento, perché comunque è inutile nasconderlo, gli ultimi vent'anni del Trento Calcio sono veramente, compreso i nostri, essere chiaro, perché anche noi, per via sia solitari ma per via anche i risultati, sono stati ottimi anni. Abbiamo voluto chiudere con questa maglia finale un po' nascondendo un po' il nostro colore giallo-blu, però sicuramente torneremo con una maglia importante, bella, dove insomma tutti noi saremo contenti e spero di realizzare una maglia che tutti apprezzeranno, perché insomma, sappiamo che sono 100 anni, pertanto ripartire alla grande, una tipologia di mentalità, con una passione e con un cuore, insomma, sempre più da lui. Allora, ritornando un attimo a lei, Presidente, volevo mostrarle, se riusciamo a recuperarla, una fotografia del 2018, se non sbaglio, sul campo di Levico. Ecco, vediamo se Giovanni riesce a recuperarla. Ecco, lei è quello arrampicato sulla recinzione che festeggia quei ragazzi, questi giocatori, dopo un gol. Ecco, come se la vede addosso la definizione di presidente tifoso? Le piace o non le piace? No, no, bene, sono fiero, perché è chiaro, ripeto, ci sono degli importanti, nelle difficoltà che chiaramente si passano e anche nelle ansie che si possono avere, perché, ripeto, gestire una società come il Trento Calcio, insomma, non è la gestione come avere la classica società di paese, una società classica che si può immaginarci, insomma, abbiamo un bilancio, sappiamo, importante, pertanto è stato un bilancio in crescita, non è detto che perché spendi tanto vinci o spendi poco e ti salvi, tante volte purtroppo è brutto, perché quando spendi magari una cifra anche importante, ti trovi a non creare risultati e questo pesa un po' di più. È chiaro che, come ho detto prima, insomma, sono stati anni molto difficili, insomma, io so i pianti che ho fatto le sere, insomma, quando si ritornava, soprattutto l'anno della retrocessione della Serie D, anche perché la mia emozione tante volte diventa anche un po' una vergogna quando al pubblico vuoi far capire tutta l'emozione che vuoi creare, che vuoi fare, i risultati che vuoi portare e magari non riesci a realizzarli. Insomma, penso che tanti lo sanno come sono fatti di carattere e anche quante volte, insomma, ho parlato e magari tanti mi contentavano come magari un po' un grande, non è vero, avevo la mentalità di voler dare la spontaneità di espressione diretta perché il Trento possa realizzare un qualcosa di importante. E credimi che se dovesse essere un campionato quest'anno di vittoria, per me sarebbe una liberazione enorme, perché all'interno c'è una sofferenza tantissima. Sì, sono emozioni appunto che il calcio dà e che è bello esprimere, che speriamo un po' tutti anche di poter tornare ad esprimere allo stadio, come appunto addetti ai lavori o come tifosi. Nel frattempo il Trento offre anche un gradito servizio streaming, non so se anche lei ha avuto dei riscontri, insomma, positivi. I numeri li vediamo, sono molto alti, penso che ai tifosi non solo del Trento ma anche di chi al Trento gioca contro apprezzino molto questa possibilità, in attesa naturalmente di tornare allo stadio, perché sappiamo tutti, insomma, non è la stessa cosa, ecco. Infatti i numeri parlano chiaro, stiamo lavorando sul marketing tantissimo, vedi anche il magazine che viene spedito mensilmente, insomma ogni due mesi, quest'anno, prossimo anno sarà mensile, a tutte le aziende e anche i punti territoriali, a tutti i comuni e
anche dei bar abbastanza strategici, comunque nelle vallate. Lavoriamo perché ci crediamo tantissimo e penso che in questi anni, vedi, anche il pullman tante volte si prende anche, come dire, un po' di grandezza, non è vero? Il pullman è stato una mia mentalità dove ho chiesto al CDA di rappresentarci, perché per conto mio, quando la gente vuol fare un qualcosa di bene, con tutta la passione e tutto l'amore, è giusto che si rappresenti, non si nascondi. E Trento Calcio ha iniziato a creare un'immagine anche per far vedere che la sua età a livello regionale e destra regionale iniziava a far capire che c'era una buona volontà per fare qualcosa. E non abbiamo fatto nulla per noi, abbiamo fatto tantissimo per il Trento, per il nostro territorio, per la nostra provincia e soprattutto tenendo conto che le nostre vallate hanno determinati presidenti, determinate società che hanno sempre lavorato con tanto amore e tanta passione per i loro ragazzini, per le loro piccole realtà. E pertanto è giusto che anche loro si trovino con un punto di riferimento che penso che dia un po' di soddisfazione per il mondo calcistico provinciale. Ecco, ecco perché tante volte abbiamo lavorato su questo punto qua. Ecco, parlando di territorio, mentre appunto ci avviciniamo alla chiusura del collegamento, parlando di territorio, questa rete che è venuta a crearsi, come secondo lei può essere migliorata negli anni a venire? E dove soprattutto può essere migliorata? Beh, con i numeri, con i risultati, chiaramente con le categorie è anche tutto in automatico. La gente ha bisogno anche di capire e di prendere un po' di credibilità su questa società, su questo Jackass, su quel gruppo che abbiamo creato, su Robele, su Pignati, su Betto, insomma su tutti quanti quelli che fanno parte di questo consiglio di amministrazione. E da quest'anno est abbiamo, diciamo, creato anche un settore giovanile sempre più all'avanguardia. Con Alberto Nabiuzzi stiamo lavorando bene, dove c'è Gardelli Giovanni, che comunque lui gestisce la parte proprio del CDA del settore giovanile. Penso che anche questo sia un'altra persona che abbiamo inserito in un territorio nostro dove è territoriale, perché Nabiuzzi è del nostro territorio, e penso che anche questo sia un punto di avvicinanza per le società dei nostri paesi, dove penso e spero che la collaborazione prima o poi adesso sarà sempre, sempre di più. Stiamo già collaborando con società delle varie vallate, insomma questo è importante per noi e anche dirlo. Dobbiamo dimostrare adesso di arrivare in categorie importanti dove anche i giovani ragazzi e anche le stesse società hanno finalmente una soddisfazione di poter mandare i ragazzi, perché comunque i campionati nazionali sarebbe il sogno di tutti noi ed è giusto anche il supporto per loro, perché se hanno dei ragazzi bravi è anche giusto meritarci di fare dei campionati nazionali. Ecco, a proposito di giovani e dei tanti ragazzi che hanno, che la pandemia ha costretto a fermarsi, a tanti campionati che si sono fermati e che non sono più ricominciati, cosa si sente di dire a loro, ai tanti che purtroppo magari, lo sappiamo, in questi casi non riprenderanno neanche più a giocare a calcio, insomma, cosa si sente di dire dalla sua posizione anche privilegiata, ecco? Ma io penso che adesso, finito questo momento, in difficoltà si tornerà alla vita normale. Non si può dimenticare i disagi che hanno creato in questi due anni questa epidemia. Però i ragazzi devono essere forti e ritornare a fare il proprio divertimento, il proprio sport, il proprio gioco. E sicuramente, insomma, penso che, soprattutto nelle gioventù, la mentalità è che quella che loro dimenticano, non sono sicuramente come noi che pensano a tanti problemi anche al passato, ma loro dimenticheranno e torneranno sicuramente sui campi a giocare. E anzi, auguro a loro di poter realizzare il sogno di prima o poi vestire la maglia del Trento, della nostra società, e soprattutto di mirare a divertirsi e essere ragazzi in gamba, perché dopo la scuola lo sport è molto molto importante. Pertanto auguro sicuramente a loro di ritornare prima o poi sui campi quanto prima, e di poter realizzare quella soddisfazione di divertimento dopo i doveri che sono tutti nella scuola e dopo che lo sport. No, Presidente, prima di salutarla, ci chiedono se c'è un giocatore che in caso di promozione vorrebbe regalare al Trento e alla città. No, beh, insomma, abbiamo tanti giocatori trentini che giocano in categorie importanti, dalla Lega Pro alla Serie B e anche alla Serie A. Chiaro che bisogna prepararsi, perché un domani che loro potessero calare le categorie, avessero una società di riferimento, magari della propria zona, della propria città, che sia in categorie importanti. E
passo per passo, con la passione e l'amore che ci mettiamo, sono convinto che realizzeremo un qualcosa di più. Dopo c'è chi parla anche di Serie B. Io dico sempre, è chiaro che l'emozione e la soddisfazione è quella di poter fare prima o poi un altro passetto dove noi non siamo mai arrivati. Ahimè, vediamo Cittadella, vediamo piccole realtà di paesi che sono in Serie B da anni. Io dico sempre, perché non pensarlo? Però, ripeto, idea a terra, vediamo di consolidarci, fare le cose fatte bene, e dopo chissà mai che magari anche non ci si innamori altre persone, insieme a me e Enrico Zobere, ci sente qualcun altro che appunto adesso faccia parte di questo gruppo, già qualcuno c'è sicuramente, ve lo garantisco, però che possa magari realizzarsi con un po' di fortuna in qualcosa di più. Vediamo con calma, lavoriamo bene, intanto abbiamo una società pulita, arriviamo già in una categoria discreta, vediamo di centrare l'obiettivo quest'anno e dopo di consolidarsi con calma e dopo vedremo, chi vivrà vedrà, speriamo di realizzare un qualcosa di soddisfazione per tutti noi. La ringraziamo Presidente, mentre appunto anche altri tifosi la salutano e la ringraziano sui nostri social. Ricordiamo che l'intervista completa poi i nostri lettori la troveranno anche su Vita Trentina, in uscita giovedì. Ricordiamo a questo punto anche appunto l'appuntamento domani, ai noi ancora a porte chiuse, domani pomeriggio Trento-Luparense al Bremasco. Ringraziamo Mauro Giacca, ringraziamo chi ci ha seguito, l'appuntamento con i nostri ascoltatori alle prossime interviste di Vita Trentina. Grazie a tutti voi, speriamo di tornare allo stadio prima possibile e mi auguro veramente di sentire quel frigido nella mia pelle, che ci saranno tanti tifosi che potranno tornare tutti veramente allo stadio a tifare una società di calcio in Trento che da anni non vediamo l'ora. Grazie a tutti voi e buona serata.